Ciao ragazzi su Molino Sport Channel, oggi stranamente vi parlerò io del Gran Premio di Ungheria di Formula 1, visto che Marco è impossibilitato a farlo, visto che è in viaggio. Oggi a vincere all'Hungaroring è stato Lewis Hamilton, settima vittoria per lui nel Gran Premio di Ungheria. Però prima di iniziare a parlare, vi invito a lasciare un like, un commento, un'iscrizione, condividere il video, campanellina per non perdere nessun nostro video. Andate a vedere lo speciale di 50 iscritti che abbiamo appena pubblicato, creato da Alessandro. Appunto, passate alla nostra pagina Instagram Molino Sport in descrizione. Appunto, iniziamo a parlarne. Dalla pole partiva Max Verstappen della Red Bull, seconda posizione Valtteri Bottas, Mercedes, terza posizione per Lewis Hamilton, quarta per Leclerc, quinta per Vettel. Partenza. A differenza appunto degli scorsi Gran Premi, appunto Verstappen parte bene, riesce a mantenere la prima posizione, Bottas invece soffre, cioè parte bene, ma nelle curve successive, dove appunto la prima curva va, si scontra con Hamilton che gli frega la posizione, poi si scontra con Leclerc che riesce, si toccano con la ruota posteriore di Leclerc, va a sbattere contro l'ala davanti, l'ala anteriore, destra, sulla parte destra di Bottas, che crea appunto, si stacca un sostegno. Infatti si vedeva che l'ala traballava, quindi appunto non aveva più grip in curva, non aveva sottosterzo. Leclerc riesce quindi a guadagnare la terza posizione. Vettel, sfruttando appunto questo problema dell'ala, supera a sua volta Bottas, e quindi appunto le Ferrari partono veramente molto bene. Stessa cosa per Hamilton e Verstappen. Passano un paio di giri, cioè forse uno o due, e i meccanici Mercedes cercano di capire se il problema di Bottas è un problema che meno male si può appunto tralasciare, sperando che appunto questo problema non appunto segni la sua prestazione, ma capiscono subito che Bottas non riesce. Gira 2 secondi più lento rispetto al normale, quindi decidono di richiamare le box, montare la gomma bianca, quindi la hard, gli montano una nuova, come si chiama, una nuova ala, e lo fanno ripartire, sperando appunto in una strategia a due. Con due soste, con appunto l'ultima sosta che prevedeva una soft. Fino a quel momento si pensava che appunto tutte le macchine avrebbero fatto una sosta, montando appunto la hard il più tardi possibile e appunto arrivando con la hard al traguardo. Ma a un certo punto appunto Hamilton ha capito che i meccanici, soprattutto della Mercedes, hanno capito che non ce l'avrebbero fatta superare Verstappen appunto con una sosta, quindi hanno capito che prima o poi dovevano fermarsi, montare la gomma soft, visto appunto Verstappen aveva deciso di tirare fino in fondo con l'hard, e sperare appunto che la gomma di Verstappen si deteriorasse in maniera irreversibile, appunto, e Verstappen avrebbe dovuto appunto cioè, avrebbe rallentato per colpa dell'usura della gomma. Ciò è accaduto, addirittura il meccanico di Hamilton prevedeva appunto che Hamilton avrebbe superato Verstappen solamente l'ultimo giro. Ciò non è accaduto, infatti Hamilton ha superato tipo Verstappen quando mancavano 4-5 giri, sì, mangiando veramente tantissimi secondi. All'inizio non riusciva a guadagnare un secondo e due, un secondo e tre al giro. Poi ha iniziato a mangiarli 3 secondi al giro, veramente. Le gomme di Verstappen erano completamente andate, proprio non ce la facevano, non, niente, proprio zero, zero, non c'erano proprio. L'ha superato, ha preso anche 15 secondi, forse, mi sembra. Verstappen, per cercare appunto di prendere il giro veloce, almeno un punto del giro veloce, perché appunto Hamilton ormai l'aveva stracciato, ha detto: entro, mi metto di nuovo la. Mi montano la soft e proprio il giro veloce. Così è stato, si prende almeno il punto del giro veloce, appunto. Appunto. Il punto, Hamilton vince, quindi allunga ancora di più, ormai praticamente ha vinto il mondiale, naturalmente. Verstappen passa in seconda posizione per la classifica piloti. Terzo arriva Vettel,
che appunto supera negli ultimi giri Leclerc, che aveva un po' aveva deteriorato le gomme anche egli. Quindi le Ferrari veramente male in questo circuito, veramente male, perché sono arrivati tipo a 45 secondi tipo da Verstappen e poco più di un minuto da Hamilton, un minuto, rischiavano di essere doppiati, assurdo. Comunque arrivano terzo Vettel, quarto Leclerc, grandissima gara di Sainz, quinto Gasly, sesto veramente la Red Bull gareggia con un pilota in meno, veramente per il campionato costruttori è difficile. Settimo Raikkonen, prima dell'Alfa Romeo, Giovinazzi 18°, 19°, così Bottas dopo Raikkonen, mentre è stato sfortunato per quel contatto con Leclerc che ha condizionato completamente la sua gara. Poi Norris, Lando Norris, che era davanti a Sainz, però appena è entrato nel box ha perso qualche secondo, appunto perché i meccanici non sono riusciti a essere celeri per appunto il cambio gomme. Poi Albon per la Toro Rosso e l'ultimo che va a punti, 11° Perez, la prima delle Racing Point, ritirato solamente stavo per questo Gran Premio Grosjean della Haas, non ho ben capito per che problema abbia avuto. Comunque, ora pausa per la Ferrari, appunto la Formula 1 si prende una bella pausa, si ritornerà tipo a fine agosto con il circuito del Gran Premio del Belgio a Spa-Francorchamps. Dopo l'8 settembre, se non sbaglio, ci sarà il Gran Premio d'Italia a Monza. Speriamo almeno in una di queste due gare la Ferrari riesca a vincere, perché veramente è una stagione veramente, veramente deludente. Nelle piste in cui doveva vincere, come Bahrain, Baku, che ne so, Spielberg, Montreal, ha sempre toppato. Partiva bene, in pole position, e poi aveva problemi di affidabilità, con strategie sbagliate. Quindi speriamo che si possano risollevare. Comunque, per questo video è finito. Like, commento, sempre le stesse cose. Pagina Instagram, campanellina, e a un prossimo video. Ciao!